Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbert, per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che studia economia e commercio all'università e oltre a questo sono anche socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Detto questo però ci tengo a precisare che oggi vi porterò 7 libri che vi consiglio personalmente di comprare o regalare per Natale. Cerco di portarvelo il prima possibile perché attualmente è il sabato, se riesco ve lo porto per domani pomeriggio, se no stasera tardi ma non so se riesco. Comunque, cercherò di portarlo il prima possibile perché così avete la possibilità di ricevere il libro entro Natale o regalarlo entro Natale. Ovviamente è necessario avere Amazon Prime. Nel caso in cui non ce l'aveste, trovate il link per provare un Amazon Prime un mese totalmente gratuito, insieme a tutti gli altri link affiliati che per correttezza vi dico che mi permetteranno di ricevere una piccolissima percentuale. Ovviamente a voi non costa nulla, ma ricevere una piccola percentuale che utilizzerò per comprare altri libri o eventualmente per il contest dei 10.000 iscritti, li utilizzerò per regalare qualche libro a voi. Detto questo, parto subito col primo. Ci tengo a precisare che sono 7 libri, di cui 2 e mezzo li ho già letti. Questo qua l'ho già letto, ma prima di iniziare vi ricordo ancora che saranno 7 libri e li ho messi secondo me in ordine in base al pubblico alle quali li consiglio. Parto dal più principiante al più esperto. Allora, il primo è il libro di Elon Musk, dove viene raccontata la sua storia, soprattutto di come affronta la crisi del 2008 che lo costringerà a dover scegliere cosa fare per il futuro di SpaceX e di Tesla e vedrete appunto cosa decide. Perché attualmente vi sembra tutto facile per Elon Musk, ma ha dovuto fronteggiare situazioni veramente difficili all'interno della sua vita. Secondo me questo libro le riassume bene. Forse l'unica critica che potrei fare è il fatto che secondo me in alcune parti, considerate che il libro è di circa 350 pagine, se non ricordo male, a me manca un capitolo, ma in certe parti secondo me si parla di dettagli che secondo me non sono interessanti, quindi avrebbero potuto evitarli e rendere il libro un po' più corto e secondo me più fruibile a tutti. Il secondo libro che vi consiglio è Introduzione al mercato azionario dei ragazzi di Finanza Futura, che per chi non li conoscesse sono una pagina su Instagram che ho contattato io personalmente per farmi inviare il loro libro perché li seguo tantissimo su Instagram e mi faceva piacere veramente leggere il loro libro. Detto questo, io ho detto che avrei fatto una recensione totalmente soggettiva ed è per questo che appunto ho letto tutto il libro e parto dalle critiche, ho due critiche da fare. Una è il font, che non mi piace assolutamente, secondo me, poi sono pareri personali, è troppo grande, secondo me è veramente troppo grande, sembra, è brutto da dire, ma sembra un libro per bambini. E secondo me avrebbero potuto utilizzare un font più piccolo e fare meno pagine. Considerate che sono 250 pagine, io ci ho messo 2 settimane forse a leggerlo, o forse un po' di più, non mi ricordo, 2 settimane e mezzo, ma perché io leggo lento. Ma secondo me avrebbero potuto ridurre il font e farne all'incirca 180 e sarebbe stato più carino. La seconda cosa che non mi è piaciuta è il fatto che ci sono, secondo me, troppi errori, ma non errori per quanto riguarda definizioni e cose del genere. Ma errori, ad esempio, 2 parole consecutive messe, tipo che, perché, perché. E secondo me, con un'attenta rilettura, avrebbero potuto evitarle tranquillamente. Ed è una cosa che mi ha dato un po' fastidio. Ora però passiamo agli aspetti positivi del libro. Secondo me è un ottimo, e dico ottimo, libro per chi si approccia per la prima volta o anche per le prime volte al mercato azionario, essendo che vi dà una panoramica generale appunto sul mercato, sugli investimenti e vi permette di essere anche un po' più consapevoli, come appunto ho letto qua adesso, sugli investimenti che andrete a fare. Oltre a questo, penso anche, visto che sinceramente vi dico che il 90% delle cose che ho letto all'interno del libro le sapevo già, perché ovviamente studiando economia e investendo sono cose che sapevo già, ma sono contento comunque di averlo letto perché anche un solo 10% in più che so adesso mi permette di fare video migliori, investire meglio, intrattenere dialoghi con persone sapendo più cose. Questo per me vale come l'oro, quindi lo consiglio tantissimo anche ai più esperti. Gli ultimi 5 libri, purtroppo non ho avuto ancora tempo di leggerli, li ho comprati adesso e nelle prossime settimane li leggerò dopo aver finito quello di Elon Musk, che mi manca un capitolo, e l'ultimo che vi presenterò, che ho già iniziato a leggere. Quindi non posso farvi più che tante recensioni, ma allora, il terzo che vi consiglio si chiama
Il piccolo libro dell'investimento di John Bogle e secondo me è un libro insieme agli altri quattro che vi permette di investire con molta più consapevolezza all'interno del mercato azionario. E so che tanti penseranno, ok, però se io devo pagare 15 euro per questo libro, poi ne devo pagare 30 per un altro, 25 per un altro, a quel punto lì, quanti soldi spendo per investire? Ma la cosa che posso dirvi io è che questo libro qua da 15 euro vi permetterà, magari non adesso, ma in futuro, di evitare errori che vi faranno perdere non 15 euro, ve ne faranno perdere 1000, 2000, 3000 euro. Quindi a quel punto lì non vi conviene comprare un libro da 15 euro che vi spiega i segreti, che vi dà delle piccole nozioni che vi aiutano nell'investire. Secondo me ne vale la pena ed è per quello che lo sto facendo anch'io. Detto questo, vi faccio vedere anche brevemente gli altri. Un altro libro che vi consiglio tantissimo, appunto, è L'investitore intelligente. Come vedete qua, ho acquisito questo articolo qua il 9 dicembre. Non l'ho ancora letto, come vi dicevo, l'ho comprato per Natale, me lo sono fatto regalare in realtà. Questi due qua, quello che vi ho fatto vedere prima e il metodo Warren Buffett, che è l'altro che vi consiglio insieme a questi, agli altri, secondo me vale la pena leggerli perché, come vi dicevo, vi permettono di evitare tantissimi errori e vi fa capire anche quali sono i segreti, perché non è che di segreti si tratta, ma vi fa capire meglio quali sono dei piccoli concetti che magari alle persone comuni non sono del tutto familiari. Ve li riassumo in un libro che sì, pagate 23 euro, però come vi dicevo vi permette secondo me di evitare errori che nel momento in cui si hanno grossi capitali possono farvi perdere grosse somme. E secondo me questi tre libri qua sono per una fascia di competenza media. Gli ultimi due secondo me sono un po' più tosti e di cui uno c'è iniziato a leggerlo e secondo me sono un po' più rognosi, sono un po' per persone che sono tanto appassionate. Il primo è Euforia Irrazionale di Schiller, che per chi non lo sapesse è diventato famoso per un indicatore da lui stesso studiato, che è lo Schiller PE Ratio. Come vedete qua, viene spiegato qua cos'è. È semplicemente un rapporto PE per quanto riguarda ovviamente l'S&P 500, però aggiustato all'inflazione, quindi non tiene solo conto degli utili, ma li aggiusta anche all'inflazione, che per chi non lo sapesse è semplicemente la perdita di potere d'acquisto, cioè 100 dollari adesso non valgono come 100 dollari 50 anni fa. Una volta ti permettevano di acquistare molte più cose e questo si chiama potere d'acquisto, però spiegato molto brevemente. Secondo me è un libro per persone un po' più appassionate all'economia, hanno intenzione di magari raggiungere un livello un po' più alto. L'ultimo che vi consiglio è un libro che ho già iniziato a leggere perché volevo troppo leggerlo. È Warren Buffett, che sì, vi sembrerà strano, ma non so perché io le pagine, le divido, il divisore per le pagine, utilizzo la carta di Buddybank. Così, non so perché. Comunque, perché non ne ho uno in realtà, lo so il perché. Questo qua secondo me è davvero un valore aggiunto per l'analisi dei bilanci. E vabbè, personalmente io ho già studiato all'università e ha ragioneria anche l'analisi di bilancio, però secondo me, adesso poi ve lo dirò una volta che l'avrò letto, però ho già iniziato a leggere il primo capitolo, secondo me è davvero un valore aggiunto per chi volesse raggiungere un livello nettamente più alto. Detto questo, cerco di editarvi il video e farvelo uscire di oggi, ma non sono sicuro, nel caso ve lo faccio uscire di domenica. Detto questo, lasciatemi un commento magari in cui mi dite quali di questi qua avete già letto voi e se li avete letti, se vi sono piaciuti o no. Fatemi sapere anche se avete intenzione di comprare qualche libro, che vi ringrazio personalmente perché è un metodo che vi permette di supportare totalmente gratuitamente il canale. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.